Ma tu perché sei venuto negli Stati Uniti, Jack? Bella domanda. No, ok. Io guarda la mia storia che in Italia sono arrivato a un buon livello calcistico, diciamo, sono riuscito ad arrivare pure nei professionisti. Ho Dove hai giocato? giocato l'anno scorso nella Bissola, che era una neo promossa in Serie C, facendo anche un po' di presenze, quasi una ventina. Solo che riflettendo, diciamo, su tutte le opportunità che potevo avere per il mio futuro, mi è stata offerta una borsa di studio, una full scholarship qua da Boston College, quindi che copriva tutte le spese, le tuition, l'housing, il meal plan, qualunque cosa. E riflettendoci, per me è stata la scelta migliore che potessi fare, Ma perché al giorno d'oggi, secondo esatto. me, le possibilità che un ragazzo ha di sfondare nel calcio italiano non sono tante. E sfondare nel calcio italiano, a mio parere, non è arrivare a giocare una Serie C, in queste serie qua, perché farei una vita che sì, ti guadagnerai da vivere sicuramente. Magari se arrivi in qualche Serie C importante, anche di più. Però Certo. io sono dell'idea che poi arriverai a fine carriera, che dovrei trovare qualcosa da fare, non ti basterà quello che hai fatto fino adesso. E quindi io ho cercato di vederla più a lungo termine la cosa, e ho deciso di aprirmi anche una strada a livello di lavoro al di fuori del mondo del calcio. Certo, perché qua comunque una borsa di studio che ti copre tutto, ma che appunto un americano paga. Un americano, la borsa di studio che ho ora io ha il valore sui 85.000 euro. Un americano dovrebbe, esatto, coprire questo costo Quindi qua. che in euro sarebbe circa 80.000 euro Sui più o meno. 80.000 euro, 75, sì, quelle cifre lì comunque. Quindi una squadra in Serie C che ti offre 80.000 euro di stipendio. Non esiste, poi devi contare che qua me l'hanno offerta per 4 anni, quindi arriviamo a 8, 6, 24, 320.000 euro in 4 anni. Esatto. Di borsa di studio, certo. Quindi diciamo che anche il valore della borsa di studio è importante perché Ed è comunque è un un. istituto che è Comunque siamo in riconosciuto. un college che è uno molto importante qua in America, molto conosciuto, ambito, e che tutti gli studenti che comunque escono di qua non hanno assolutamente problemi a trovare lavoro. Certo. E invece come sportivi, cioè c'è solo il calcio, che tipi di sport ci sono? Qua, vabbè, ci sono gli sport come il football, che non abbiamo in Italia, basket, che abbiamo, ma qua è molto più, è uno degli sport principali. Hockey, che devo dire non avevo praticamente mai sentito parlare neanche in Italia, qua è Hockey su molto ghiaccio, hockey su intendi? ghiaccio, anche hockey su prato, Ok. molto seguito da Sia, mas parte. sia maschile che femminile. Esatto, no, hockey su ghiaccio ci sono tutte e due, hockey su prato invece è solo la femminile. Ok. Poi qua stiamo parlando del varsity, perché c'è una differenza. Dove sono io esatto, è il Varsity Sport, che è, diciamo, la squadra riconosciuta ufficialmente che, di Boston College. Poi ci sono anche tutti i vari club sport dove gli studenti si possono riunire e mettere su la propria squadra, dove poter giocare, chiamiamolo a livello amatoriale, a questo livello qua. Ora sto portando nella palestra che hanno appena costruito.